Cosa ne pensa della TAV? Della? TAV. È una cosa di cui non mi interesso. Scusate, sapete cos'è la TAV? No. Treno ad alta velocità, ne avete sentito parlare? Sì, sì. Cosa ne pensa? Mi è scappata. Sì, sono scappata. Cosa ne pensa? Penso che sia una cosa positiva sicuramente, anche se ha dei costi elevati. Guarda, proprio alla mia età non me ne frega niente. Ma scelta la TAV? Sì. Credo che sia un'opera, una grande opera, non so se sia giusta o non giusta. È giusto che ci sia, perché continuiamo a avere camion, auto, scarichi in giro dappertutto, quindi ben vengano alternative a quello che è l'attuale. Lo sa che buttando giù mezza montagna di voltaggio si libererà dell'amianto, perché la montagna di voltaggio è piena di amianto? È sicuro? Sicuro. Sicuro? Sicuro. Sono favorevole comunque per i trasporti e tutto, però a livello di ambiente non so quanto possa essere, non sono tanto informata, so delle proteste, so cosa sia, però non... E conoscete il progetto del Terzo Valico? Sì, le ho sentito parlare al telegiornale, però non ho... Scusi, mi sa cos'è la TAV? Ah, va bene. Scusate, conoscete la TAV? No. Conoscete la TAV? Alta velocità, cosa ne pensate? Ma non lo so, se pensiamo al futuro forse conviene farla. Conoscete anche il progetto del Terzo Valico? Non bene però. Allora non era Terzo Valico, si chiamava il supertreno Milano-Genova. Ecco, questa vicenda l'ho vissuta dall'inizio, perché essendo di Castelnuovo Scrivia, lo stesso paese della famiglia Gavio, avevo avuto sentore di quello che si stava delineando, ossia di quella che poi è diventata l'alta velocità ferroviaria, che nasce intorno al 1989, è una creazione dei quattro dell'Ave Maria, che erano Andreotti, il ministro Bernini, il ministro Prandini, poi ridefinito Prendini per le tangenti che chiedeva a destra e a manca per il suo partito, e Cirino Pomicino, che vediamo che ancora adesso viene a pontificare. Doveva essere l'affare del secolo. Dopo alcuni affari finiti positivamente per per le imprese italiane, pensiamo alle autostrade pagate dallo Stato e poi gestite e con tutti gli utili da parte di privati e altre vicende, questa deve essere l'affare del secolo. Viene presentata come il progresso che avanza, viaggeremo tutti a 300 km all'ora, sposteremo masse di persone, allora non si parlava di merci, interessava solamente trasportare passeggeri. La tratta Milano-Genova non aveva alcun senso. Non ha alcun senso perché una tratta ad alta velocità prima di tutto deve essere almeno di 200 km di lunghezza, qui siamo a 120 km, perché non c'era l'utilizzo, perché non era assolutamente prevista, però la grana è che erano rimaste fuori diverse ditte da questo grosso affare. Si sta riprendendo dietro di me, è la provinciale che da Tortona porta a Novi Ligure e Serravalle, e su questo tratto di strada il traffico
già oggi è intensissimo. Noi, come comitato per il Valtra Vivibile, alcuni anni fa abbiamo fatto una rilevazione del passaggio di veicoli su questa strada e abbiamo constatato che nel giro di 24 ore mediamente passano già oggi più di 7.000 veicoli, con delle punte di una media di transito di 420 veicoli all'ora. Se in funzione dell'insediamento dei cantieri del Terzo Valico, come abbiamo appreso, dovessero aumentare di circa 600 al giorno i veicoli pesanti, la situazione nel centro abitato di Rivalta diventerebbe insopportabile. Quello che si sta riprendendo alle mie spalle è la zona del cosiddetto Terminal Europa, che occupa una superficie di 880.000 metri quadrati e si aggiunge a un'altra zona occupata per la logistica, che è l'interporto di 1.730.000 metri quadrati di terreno agricolo e fertile distrutto. Ora, a fianco di questi due impianti vogliono costruire altri cantieri, sempre su terreni agricoli e fertili, per realizzare il Terzo Valico, a ridosso tra l'altro del centro abitato della frazione Rivalta Schiva. C'è l'attuale stazione ferroviaria della linea Novi Ligure-Tortona. Questa stazione è totalmente sottoutilizzata, pensate che come personale di servizio ce n'è una persona, il capostazione, non si vendono neanche più i biglietti, su tutta la tratta c'è un solo binario dalla seconda guerra mondiale ad oggi, prima ce n'erano due binari, nel progetto del Terzo Valico dovrebbe essere abbattuta e quindi per costruire qualcos'altro chissà quali sono le intenzioni in questo senso qua. Probabilmente magari i cittadini dovranno viaggiare sull'autobus, visto che si parla di treno ad alta velocità. Siamo a Tortona, vicino al Terminal Europa, all'altezza dello scalo di Rivalta Scrivia, in corrispondenza della linea ferroviaria esistente Novi Tortona, che è una linea già abbandonata perché si è privilegiato trasferire il traffico su gomma, il trasporto viene fatto con bus per lo più oggi. In questa zona sorgerà il cantiere operativo numero 10 per la realizzazione del Terzo Valico ferroviario, c'è un cantiere dove verranno fatte effettivamente le opere di costruzione per la linea, quindi ci saranno impianti, depositi di materiali, un impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo in loco e soprattutto aree di stoccaggio dei materiali di risulta degli scavi che vengono fatti nelle montagne dei nostri Appennini, in aree dove è presente l'amianto, cosa che non diciamo noi ma che si sa anche da alcune relazioni della provincia. Da qui si realizza anche la galleria artificiale di Tortona, che permetterà l'immissione della linea ad alta velocità sulla linea Alessandria-Piacenza. Tutta questa zona tra Rivalta, Sale e Tortona ha già visto diversi scavi, le falde idriche si trovano già in una condizione di pericolo perché in più punti si è già scavato, estratto, ridepositato e ricoperto. Questo ha determinato un impoverimento del terreno che in alcune zone si vede completamente privo dello strato di terreno che fa da filtro. Questo significa che qualsiasi cosa andrà depositata in quelle aree andrà direttamente in falda ed è uno dei motivi per cui siamo fortemente preoccupati. Da questo punto di vista non possiamo nasconderci un'ulteriore preoccupazione, ovvero che il deposito di 10 milioni di metri cubi di smarino, quello che interessa tutta la tratta dell'alta velocità Genova-Tortona, diventi un'occasione d'oro per la criminalità organizzata che c'è in città, è ben radicata, sono ben radicate le cosche dell'Andrangheta, per il deposito illegale di rifiuti tossici, rifiuti pericolosi. Ci chiediamo come le istituzioni pensino di controllare tutto questo. Siamo praticamente in questa zona,
siamo nella frazione di Valtascrivia. Questo cantiere operativo 10 è strettamente collegato al cantiere base 7, che invece è in località Cascina Dorina, un po' più in là. Come si vede, sono tutti e due vicini, connessi direi, alla zona del Terminal d'Europa e dell'interporto di Rivaltascrivia, interporto che è del gruppo Gavio, lo stesso gruppo che controlla le autostrade a cui vengono collegati questi cantieri allo svincolo A7 e A21, lo stesso gruppo che ha tramite Itinera in pregilo una quota molto molto rilevante di partecipazioni nel consorzio dei costruttori dell'opera. Noi la chiamiamo linea Milano-Genova erroneamente, in realtà questa linea si potrebbe chiamare Genova-Tortona perché sposterà le merci dal porto di Genova per 54 km, questa è la lunghezza della tratta, li metterà su ferro per questi pochi chilometri, ricordiamo che il costo della tratta è 115 milioni di euro a chilometro, poi le merci arrivano direttamente dentro l'interporto e la zona della logistica e da lì verranno nuovamente smistate su strada, quindi il traffico torna su gomma. Da questo punto di vista il discorso di togliere il traffico dalle strade ci sembra così non molto credibile. Nel 1992 viene affidato definitivamente affidata la realizzazione del supertreno Milano-Genova alle ditte che ho citato prima e questo avviene il 31 dicembre del 92 perché dal 1 gennaio del 93 scattavano le norme europee per cui ogni grande opera doveva essere sottoposta a un appalto europeo. Quindi per non coinvolgere il resto dell'Europa e soprattutto per non far l'appalto viene presa la decisione in fretta e furia. Due anni dopo emerge un aspetto che è importante. Lo Stato dichiara che la storia del 60% era uno scherzo e che quindi pagherà tutto lo Stato e quindi si toglie, si spazza via quello che era un leitmotiv per chi voleva il terzo valico, tanto al cittadino non costerà nulla, no, pagherà tutto lo Stato. Quindi le ditte che l'avrebbero dovuto realizzare dovevano semplicemente fare il progetto, realizzare l'opera, prendere, controllare l'opera che fosse stata fatta bene, quindi il controllato che diventava controllore, prendere i soldi e poi i rischi gestionali, chi se ne frega, tanto poi avrebbe dovuto gestire lo Stato. E tenete presente che i direttori delle ferrovie, a partire da Necci fino a Moretti, hanno sempre sostenuto che questa linea, per bene che vada, sarà passiva del 85%, cioè si introiterà il 15% del 100% che verrà speso. Ci troviamo in frazione Moriassi, in comune di Arquata-Scrivia, forse la zona più colpita dell'intero tratto di quest'opera, in quanto, come potete vedere alle mie spalle, è collocata il punto in cui fuoriuscirà il tunnel. Il fatto che il tunnel fuoriesca proprio in questa zona causerà una serie di problemi che possiamo immaginare, in quanto appunto verrà installata tutta un'area di cantiere nella pianura di fronte alla collina, dove sono previsti tutti i servizi del cantiere, impianti di betonaggio, aree di stoccaggio, servizi elettrici eccetera. Si parla per questo cantiere di una lavorazione continua di 24 ore su 24 per quello che riguarda l'estrazione del materiale dal foro causato dal tunnel. Questo materiale ovviamente una volta fuoriuscito verrà trasportato in primo luogo nella zona limitrofa alla frazione Moriassi, in quanto sono presenti alcune depressioni artificiali. Una volta terminato il riempimento, il materiale verrà portato nel comune di Voltaggio, no, non tanto lontano da Arquata-Scrivia. È previsto un traffico di automezzi pesanti contenenti smarino pari a 200 viaggi al giorno circa.
circa. Il rosmarino è il termine tecnico con cui viene, diciamo, denominato il materiale estratto dalle montagne. Pare da studi effettuati anche dalla provincia che all'interno dell'Appennino sia presente un quantitativo di amianto sicuramente superiore a quanto consentito. Siamo in frazione Radimero, in comune di Arquata Scrivia, ovvero una delle aree che maggiormente verrà colpito dal cantiere dei lavori del Terzo Valico, in quanto il tunnel che è previsto della lunghezza di quasi 30 km, che partirà da Genova e sbucherà proprio in questa zona. È una zona periferica del comune di Arquata Scrivia, la strada è una strada sterrata e che nel progetto prevede l'allargamento di questa fino a 10 metri, ovviamente l'asfaltatura, e il successivo passaggio di automezzi pesanti per il trasporto del materiale che verrà estratto qua in questa collina che vediamo qua di fronte, dove verranno tra le altre cose espropriate e demolite 3 abitazioni. Alle mie spalle vedete una delle 3 abitazioni che verranno demolite, e tutta l'area che vedete, il verde che vedete, sparirà in quanto appunto l'area verrà cintata e utilizzata per l'esportazione del materiale. Siamo nel Basso Pieve, alle mie spalle uscirà il tunnel, il treno attraverserà questa piana battendo la casa alla nostra destra, alla nostra sinistra una chiesa del 1200 che non è stata considerata nel progetto, non si sa quale potrà essere l'impatto delle vibrazioni sulla tenuta di questo edificio antico. All'uscita del tunnel è previsto un cantiere di 7 ettari in cui sarà montata la talpa, cioè la fresa del diametro di 8 metri che servirà per scavare il tunnel. A fianco di questo cantiere un campo base da più di 4 ettari dove dormiranno dalle 400 alle 500 persone. I problemi per questo cantiere sono diversi: in primis le venute d'acqua in galleria si stimano in 80 litri al secondo, che sono quasi 7000 metri cubi d'acqua al giorno, che dovranno essere pompati fuori, canalizzati e portati probabilmente a Scrivia. Queste acque potrebbero essere anche inquinate dagli agenti schiumogeni, dai polimeri stabilizzanti che verrebbero aggiunti durante gli scavi per stabilizzare il terreno. Questo è quello che succede nel Basso Pieve. Qui il cavalcaferrovia si raccorda alla discesa della Pieve e con una luce di 86 metri supera la linea e va a terminare all'incrocio con Strada del Mulino. La linea corre in questo senso e parallelamente ad essa dovrà essere costruita una strada e dei fabbricati tecnologici. La strada verrà utilizzata come pista di cantiere. Alla mia destra l'imbocco della galleria nord di Serravalle, è qui che la talpa, la fresa di 8 metri di diametro, comincerà a scavare l'imbocco della galleria, da qui verranno estratti 1.200.000 metri cubi di smarino, un terzo dei quali saranno additivati con tensioattivi chimici con dei polimeri stabilizzanti che serviranno a garantire la tenuta delle rocce in galleria. Questi materiali saranno portati tal quale nelle cave. Siamo tra Pozzolo e Rivalta, sui terreni della cascina Romanellotta. Qua si vuole fare una cava di più di 90 ettari, da cui estrarre 2 milioni di metri cubi di materiale per la costruzione della linea e riempirla poi con altri 2 milioni di metri cubi di terra di risulta. Qui verranno poi depositati anche gli almeno 600.000 metri cubi di terreno condizionato dagli agenti schiumogeni e dai polimeri che verranno aggiunti per stabilizzare i terreni durante gli scavi delle gallerie. Poi la storia ci insegna che nelle cave, purtroppo, quando si tratta di riempirle, si sversa un po' di tutto e non sappiamo se e quando questi terreni potranno essere riconsegnati al loro utilizzo naturale, cioè quello agricolo. Thank you.
Quarta Scrivia, a 200 metri dal centro abitato, dove potete vedere i palazzi di una zona residenziale di Arquata. Questo è il campo base, quello che nel progetto del Terzo Valico viene chiamato CBP3. In quest'area verranno ospitati 480 operai, che saranno gli operai che poi andranno a lavorare sia nei cantieri di Moriassi e di Radimero che abbiamo visto prima, sia nei cantieri a Libarna. La cosa, come dire, che lascia stupiti ovviamente tutti quanti è che sono 480 persone che verranno a insediarsi qua ad Arquata Scrivia, che fa una popolazione complessiva di 6.000 abitanti. Naturalmente nessuno ha pensato a servizi sociali e a come queste persone si possono inserire dentro il contesto di un paese piccolo come Arquata Scrivia. Verranno alloggiati in dormitori, verranno costruiti dormitori a due piani, praticamente sono delle specie di container. E l'altra cosa che noi diciamo sempre quando parliamo con la gente d'Arquata è che ci sarà naturalmente anche, oltre a tutti gli uffici insomma del COCIV, avranno anche la mensa interna. E questa è l'ulteriore riprova che il Terzo Valico non porterà lavoro e benessere per nessuno, no, men che meno per la comunità arquatese, perché dormiranno qua, quindi negli alberghi di Arquata non ci sarà un solo operaio che andrà a dormire, mangeranno qua, quindi i ristoranti, i bar saranno vuoti. Allora, la cosa viene presentata come un'ottima soluzione perché trasporterà 50.000 persone al giorno da Genova a Milano e viceversa. Tenete presente che adesso chi fa l'intero percorso, a 20 anni dopo, di distanza, sono 3.000. Allora costava 3.000 miliardi di lire, 120 chilometri. Voi sapete che adesso siamo arrivati a 6 miliardi e 200 milioni di euro, però per metà opera, perché tutto il tratto lombardo è stato tolto. Quindi è aumentata nel frattempo di 7 volte. Teniamo presente, facendo un discorso preciso che può colpire le persone, che ogni centimetro di questo eventuale Terzo Valico costerà ai contribuenti, perché pagheranno solo i contribuenti, solo lo Stato, ogni centimetro 1.400 euro. Nel 96 si comincia a parlare invece di TAC e non più TAV, cioè trasporto alta capacità, trasporto merci. E si sostiene che inizialmente che si trasporteranno sia le merci che i passeggeri. Non esiste nessuna parte del mondo dove questo avvenga. Non è possibile, perché se si trasportano persone ad alta velocità, durante la notte bisogna fare continua manutenzione. Questi continuano per una decina d'anni a sostenerlo. Alla fine abbandoneranno la cosa e adesso ci parlano esclusivamente di trasporto merci. E veniamo al dunque. Dove sono tutte queste merci? I container. Ricordo che nel progetto del 92 si diceva che nel 2010 avrebbero avuto 4 milioni di container da Genova da portare verso nord, verso Rotterdam. Bene, siamo nel 2012, i container sono 1.700.000, meno della metà. Per di più, la maggior parte, nell'ordine di almeno il 90%, viene caricato su dei camion. Per quanto possa andare bene, in Germania hanno raggiunto il massimo, si può arrivare al 20% dei container che vanno su treno. Allora, il 20% di 1.700.000 fa al massimo 300.000 container. Vorrei che rifletteste su questa cifra. 300.000 container rispetto ai 4 milioni che ci dicevano è chiaramente una presa in giro, è una giustificazione che non ha senso, anche perché le linee attualmente esistenti, che sono le due dei Giovi, la Voltrio Vada Alessandria, le due linee dietro Savona e la linea della Pontremolese, messe un po' a posto, sono 6 linee, perché è inutile che da Livorno vengano su fino a Genova per prendere poi il Terzo Valico, prendano la Pontremolese. 6 linee abbiamo già, quindi questo sarebbe il 7° valico.
Le attuali linee già possono portare più di 2 milioni di container. Nella zona tra Bolzanetto e Rivarolo, la scuola è la scuola Villa Sanguinetti, una scuola sia materna che elementare, primaria, cioè ci sono circa 170 bambini. I cantieri dovrebbero venire, abbiamo scoperto col tempo, un centinaio di metri dietro di noi. Nel 2006 il comune della Val Polcevera dà in concessione la scuola uso ufficio per il Terzo Valico. Da lì iniziamo con la nostra, chiamiamola, movimentazione. Scopriamo che la scuola potrebbe essere chiusa non per volere del comune che la dà in concessione all'azienda che fa il Terzo Valico, ma a causa di impatto ambientale del cantiere. Questo sarebbe un motivo per il quale il comune adduce la necessità di chiuderla, perché io non posso mantenere dei bambini in un posto dove non sono sicuro. Di conseguenza il problema della scuola è rispecchiabile sulla valle. E dopo la visita dei tecnici che sono venuti a vedere la scuola, abbiamo ricevuto una visita dai nostri politici locali. Abbiamo parlato con loro, anche animatamente, e gli abbiamo spiegato che in tutti i casi, vabbè, noi non abbiamo intenzione di mollare la scuola proprio come sito, ma in tutti i casi, nella peggiore delle ipotesi, avremmo voluto delle garanzie che, di venire spostati in blocco per questo valore della continuità e dei bambini che sono abituati a lavorare insieme. Quando abbiamo avuto l'incontro con i politici del comune, regione, provincia, questa garanzia non ci è stata più data e ci è stato risposto al nostro intervento dicendo, è stato detto in consiglio comunale, quindi in un luogo istituzionale, che la scuola non verrà smembrata, ci è stato detto che l'assessore aveva parlato a titolo personale. Quindi non hanno nessuna idea e non si stanno neanche preparando alla peggiore delle ipotesi, non stanno organizzando il nostro trasloco, ammesso che sia necessario farlo, quindi adesso noi aspettiamo. Teniamo presente che bisogna anche accelerare un'azione di contrasto a quest'opera. È recentissima la decisione, non più di 2 mesi fa, da parte del governo Monti, del particolare direi di Passera, che è legato alle banche, quindi a interessi che sono collegati ovviamente con i finanziamenti per il Terzo Valico, perché hanno dato il via con uno stanziamento di 1.100 milioni di euro per creare le prime opere che vuol dire fare opere compensative per i comuni che hanno chiesto le famose rotonde, che hanno chiesto i campetti di calcio, eccetera eccetera. Poi verrà il momento dell'installazione dei cantieri, e i cantieri una volta che sono fatti poi il rischio è che continuino. Pensate a quelli di Voltaggio e di Fraconalto, sono stati creati nel 97 e ci sono ancora là. Alle mie spalle vediamo il foro pilota realizzato in Comune di Voltaggio, parente stretto del foro pilota realizzato in Comune di Fraconalto.
La vicenda del foro pilota del comune di Fraconalto è abbastanza particolare, nel senso che il 9 dicembre del 1996 COCIF rivolse un'istanza al comune di Fraconalto in cui diceva più o meno testualmente: vi chiediamo di dichiarare che l'ubicazione del foro pilota è di vostro gradimento. Il giorno successivo, il 10 dicembre 1996, senza la convocazione del Consiglio Comunale né della Giunta, il sindaco autonomamente risponde: vi dichiariamo che l'ubicazione del foro pilota è di nostro gradimento. Successivamente iniziano i lavori, che proseguono per circa un anno abbondante, sino a che nel febbraio del 1998, su provvedimento del Ministero dell'Ambiente, i lavori vengono bloccati. Sulla scorta di questa situazione viene fatta una segnalazione alla Corte dei Conti, ma non si ha esito positivo, e invece ha esito la segnalazione effettuata alla Procura della Repubblica di Milano, che apre un procedimento di truffa aggravata ai danni dello Stato. Malauguratamente il reato che era stato individuato come truffa aggravata ai danni dello Stato viene derubricato in truffa ai danni dello Stato, e quindi grazie alla prescrizione tutto si conclude con un nulla di fatto, e il maggiore imputato nella vicenda, l'onorevole Luigi Grillo, è ancora oggi uno dei maggiori sostenitori dell'opera. Questo è il foro pilota di Castagnola, siamo in comune di Fraconalto ed è uno dei due siti interessati dalle gallerie di servizio. Nel progetto iniziale, da questa galleria di servizio, in realtà foro pilota, sarebbero dovuti uscire 700.000 metri cubi di materiale, 700.000 metri cubi di smarino, che per ovvi motivi di economicità, in barba a quello che è la tutela del territorio, avrebbero dovuto andare a ricolmare il rio Traversa. 700.000 metri cubi estratti dal foro pilota avrebbero dovuto rimodellare l'intera valle, senza tener conto che immediatamente a valle vi sono degli insediamenti umani, dei centri abitati anche di notevoli dimensioni. Fortunatamente nel progetto definitivo approvato nel 2005 almeno questa criticità è stata superata. Pur essendo state fermati con un provvedimento del Ministero dell'Ambiente nel febbraio del 1998, vengono legittimati, per così dire, dal progetto definitivo approvato nel 2005, nel senso che vengono date per fatte queste gallerie di servizio, e nel secondo lotto esecutivo, che è stato recentemente finanziato, si prevede la loro continuazione. In realtà continuiamo un'opera che non doveva essere realizzata. Quella che vediamo è l'ex cava Cementir, ossia il sito dove dovrebbe essere depositato il materiale di scavo proveniente dalla galleria di servizio di Voltaggio e dalla galleria di Valico. Alla base di questa parete, che presenta una pendenza rilevante, scorre il torrente Lemme, quindi depositare quantità rilevanti di materiale incoerente, in quanto materiale di scavo, materiale lavorato dalla talpa che ha proceduto nello scavo della galleria, presenta a nostro avviso problematiche rilevanti, anche perché in questa zona le forti piogge non sono rare. Thank you.
Uno dei problemi più importanti che ci porterà il Terzo Valico sarà purtroppo la perdita di corsi d'acqua e delle sorgenti che alimentano i nostri acquedotti. Questa è la cascina dell'acqua fredda, è proprio una delle vasche che raccoglie le tre sorgenti più alte dell'acqua che proviene dal Monte Zuccaro e la linea passerà proprio lì sotto. La caratteristica di quest'acqua è che è buonissima e che costa poco perché alimenta gli acquedotti per caduta. E poi ha bassissima vulnerabilità perché all'acqua che prendiamo in scrivia di solito succede di inquinarsi perché a volte cadono dei camion, a volte ci sono degli sversamenti da industrie insalubri. Questa qua invece ci garantisce tutto l'anno un'acqua di ottima qualità. L'acqua fredda è un paradiso naturalistico, ha la caratteristica che dal Monte Zuccaro scende fino allo Scrivia facendo delle cascate meravigliose. L'acqua è freddissima e ci sono delle specie che sono uniche come i gamberi di fiume, ad esempio, poi abbiamo delle varietà particolari di orchidee. Tutto questo col Terzo Valico rischia di scomparire definitivamente perché potrebbe sparire quest'acqua meravigliosa, che sono 2000 anni che dà da bere a tutti quelli che hanno abitato queste valli, perché già gli antichi romani che abitavano a Libarna prendevano l'acqua da bere da questi posti. Abitato di Rigoroso, frazione di Arquata. Il rio della Lavandara scorre qui sotto. Quello lì, il primo nucleo del paese, la costa che sorse appunto sulla costa della Lavandara. Questo è uno dei torrenti più a rischio, dato quasi per certo dai progettisti, perché la linea passa poco sotto rispetto a dove nasce questo torrente. Alle mie spalle c'è il Monte Zuccaro, che è quello praticamente da cui nasce tutta l'acqua che alimenta sia la Valle Scrivia sia la Valle Emme. Infatti lì dietro ci sono poi il Rio della Barca e il Rio Croso, che sono importantissimi affluenti dell'Emme. E tutto questo rischia di sparire. Il Comitato Notav di Alessandria ha innanzitutto due problemi. Uno, quello che in realtà il Terzo Valico non passa da Alessandria, però ad Alessandria ci saranno le cave dove verrà depositato lo smarino. Dunque cave con materiale non solo con amianto e con conseguenze per la salute, ma con questo materiale che viene trasportato dai camion e portato in giro per tutta la provincia. E di conseguenza c'è un immediato impatto ambientale, un immediato impatto della salute anche per gli abitanti di Alessandria e anche per gli abitanti dei paesini vicino ad Alessandria, anche se lì non passa l'alta velocità. In più, ovviamente, l'alta velocità è una cosa dispendiosa. Voglio far notare una cosa importante per quel che riguarda l'alta velocità dalle nostre parti, ma in generale per quel che riguarda l'alta velocità, cioè che i sindacati, la CGIL, la CISL e la UIL sono apertamente a favore, al punto che l'alta velocità da noi, la posa della prima pietra, è stata fatta proprio da questi sindacati. Il 26 maggio ad Arquata Scrivia ci sarà la manifestazione contro il Terzo Valico. Il Terzo Valico è la TAV che fanno dalle nostre parti. Questo progetto è stato fatto, come tutte le grandi opere che stanno cercando di fare in Italia, senza il minimo consenso popolare. Sono tutte opere antidemocratiche, non sono coinvolte le persone del posto, né tantomeno vengono informate di quelle che saranno le effettive spese e conseguenze sull'ambiente, sulla salute e sull'economia nazionale addirittura, non solo quella locale. Sono stato invitato da questo pub nel centro di Alessandria a parlare del Terzo Valico, uno dei rari eventi in cui è possibile discutere di questo argomento
che tanto timore suscita nelle opinioni invece dei politici anche locali. Vi potete anche riferire ad altri comitati che sono nati spontaneamente in questo periodo in seguito alla diffusione della notizia che si sarebbe potuti partire con l'opera. Vi dico solo un ultimo dato: l'opera era bloccata fino al 2011, non si sapeva come farla, è arrivato Monte, ha fatto il taglio delle pensioni, 6 miliardi e 200 milioni. Quanto costerà l'opera? 6 miliardi e 200 milioni. A fronte dello scempio che si vuol fare del nostro territorio, abbiamo deciso di non arrenderci, abbiamo creato i comitati popolari contro il Terzo Valico, che ormai si sono estesi un po' a tutti i centri zona interessati da quest'opera, quindi a Tortona, Novi, Arquati, in Vallemme, in Alessandria, in Valpolcevera, Genova, e abbiamo cominciato a fare un'opera di sensibilizzazione capillare, che è un lavoro che dovrebbero fare le amministrazioni, cosa che invece non fanno. E abbiamo cominciato ad andare a bussare porta a porta e a organizzare iniziative di sensibilizzazione in ogni paese, tutto in vista della grande manifestazione del 26 maggio ad Arquata. Abbiamo notato un cambiamento proprio dai primi banchetti agli altri, insomma dai primi volantinaggi agli altri, perché comunque le persone sono molto più interessate. Ecco, all'inizio dicevi Terzo Valico, non sapevano neanche che cosa fosse, proprio davvero una roba così, invece adesso cominciano a capire. Tu cosa proporresti? Beh, innanzitutto l'informazione, perché c'è pochissima informazione qui in Alessandria. Probabilmente si potrebbe rafforzare il trasporto su rotaia, ma soprattutto per i passeggeri, per i pendolari. Sono Mariano e da un po' di mesi mi sono incominciato a informarmi sulla questione NOTAV. Sono stato in Val di Susa all'epoca della manifestazione del taglio delle reti, dove mi sono assolutamente entusiasmato, perché è stato dopo 20 anni che uscivo da una manifestazione con il sorriso e il cuore leggero, perché ho visto che era un problema che non toccava solamente i gruppi politici oppure quelli che erano informati, ma toccava soprattutto tutta la gente, di tutte le generazioni, dai vecchietti ai più giovani. E questo per me è stato sicuramente un motivo trasversale che mi ha coinvolto. Il fatto che si sta dietro, che si abbattono le ideologie e che ci si muove su dei fatti concreti che ci toccano da vicino. In Alessandria il nostro comitato si basa su un discorso di fondo, che è quello di creare un comitato il più possibile popolare, il più possibile slegato da quello che sono le solite logiche, cioè la gente aderisce a livello individuale. Il nostro intento è quello di fare in modo che tutto venga deciso in assemblee popolari, dunque non nei soliti discorsi di intergruppi in qualche maniera legati a, non lo so, a Legambiente o roba del genere. Cioè, va benissimo che ci siano persone legate alle varie organizzazioni, ma il nostro intento è quello di riuscire a fare in modo che la gestione sia il più possibile dal basso. È evidente che di fronte all'alta velocità, questo lo vediamo in Val Susa ma dappertutto, c'è solo una risposta che sia concreta, e cioè mettersi di mezzo, cioè il contrapporsi fisicamente a chi farà i lavori, a chi porterà l'amianto nelle varie cave, a chi incomincerà a lavorare sulle cave. Per cui è importantissimo avere informazioni, è importantissimo essere presenti fisicamente. Questo è il nostro intento principale, ovviamente. Proprio per questo la divulgazione, l'informazione è il primo punto. Il problema più grosso che riguarderà Alessandria è il fatto che questa montagna è fatta tutta di amianto. Scavi fatti da indagini fatte dalla provincia dimostrano che i valori sono 200 volte superiori ai valori massimi consentiti dalla legge. Vi voglio solo far presente che è importante che vi informiate su questo argomento, perché vi interesserà tutti quanti. La roccia che verrà tirata fuori da questo scavo, 9 milioni e mezzo di metri cubi, verranno sparpagliati nell'Alessandrino, arriveranno fino alle porte di Alessandria, a Spinette, a Bosco Marengo e altri posti, quali Piovera, Sale probabilmente. Quindi informatevi, c'è un sito che è il notavterzovalico.info, andate a visitarlo, lì troverete tutte le informazioni necessarie per approfondire la questione. Grazie.
voglio rilanciare il porto di Genova su Rotterdam, su quelle basi economiche non si capisce esattamente quella che sarà la prospettiva, e per questo cosa fanno? Tirano giù chilometri di terra, fanno un buco enorme da Genova qua e poi ci fermano a Tortona, perché poi si infilano sulla linea storica. Cos'è? Guadagnano 20 minuti? Mezz'ora? Io non lo so. Assolutamente un'opera inutile e dannosa. Stanno sopprimendo tutte le linee principali per costruire un treno nuovo. Tu prova a prendere un treno e andare giù solo a Milano e cambiare tre treni. Era Anna, tira a destra. Hola. Non è questa l'idea di benessere e di bene per il paese, quindi i soldi che dovrebbero, hanno sbloccato, hanno detto che hanno sbloccato 1,2 miliardi di euro, dovrebbero essere investiti nelle scuole, nei servizi per i pendolari. Proprio adesso Cota sta tagliando tutte le linee, i cosiddetti rami secchi che sono stati fatti diventare secchi, quindi francamente gli ospedali, francamente sono scelte che non capiamo e non condividiamo, meglio capiamo perché sappiamo la logica che c'è dietro, ovvero sia i grandi costruttori, qui siamo nell'area di Gavio, tutti lo sappiamo, che finanzia lecitamente le campagne elettorali di destra e sinistra, quindi noi abbiamo visto che tutti i consiglieri regionali di area alessandrina sono schiacciati sul sì a quest'opera, anzi fanno a gara per promuovere ordine del giorno a favore dell'inizio dei cantieri. Come vedete non siamo in pochi, siamo tanti e ci siamo veramente stupiti di come questa manifestazione è stata considerata poco dai media, ma come vedete il seguito è notevole, quindi siamo solo all'inizio. Salvare il nostro territorio e ce la mettiamo tutta. Credo assolutamente che bisognerebbe esserci tutti quanti, perché ci stanno rovinando tutte le vallate. Io poi ho dei figli in Valsusa, quindi voglio dire, peggio di così non mi poteva capitare. Aspetta che saluto. Non diciamo di non far nulla, diciamo spendiamo non certo quelle cifre lì per migliorare, ecco, facciamo il quadruplicamento della Tortona Voghera, che è un punto di incrocio fra due ferrovie, quadruplichiamo lì, facciamo i passi del Montone laddove esistono, miglioriamo ma con spese decisamente inferiori e soprattutto con un beneficio per i pendolari. Per un servizio ferroviario reale che va per coloro che devono raggiungere il posto di lavoro, che devono raggiungere le scuole. Aggiustare l'esistente non interessa alle imprese, le imprese vogliono fare cose nuove perché si guadagna molto di più, perché lavorano ruspe, non richiede manodopera specializzata, c'è una fonte di guadagno estremamente più elevata. Quindi lasciare la loro teoria, quella di lasciare in abbandono quello che esiste e fare cose nuove. La nostra teoria invece è quella di recuperare l'esistente e portarlo al miglioramento. Facciamo un'ipotesi assurda. Ipotizziamo che l'alta velocità serva, che serva a qualcosa, che serva a qualcuno. A chi serve? Serve semplicemente per far arrivare più veloce determinate merci, per far girare più velocemente quello che è il discorso normale della globalizzazione, che sappiamo dove ci sta portando. Sappiamo dove ci sta portando a livello economico, sappiamo che ci sta portando a maggiore disoccupazione, sappiamo che ci sta portando a una condizione di vita peggiore. Per cui dire no all'alta velocità oggi è più che mai importante, perché vuol dire dire no a questo tipo di politica criminale, perché vuol dire dire no per difendere la propria salute e perché vuol dire dire no a una spesa assurda. Thank you.
Thank you.